ragazzi, come state? Vediamo cosa c'è nel sacchetto di oggi. Curiosità. Infatti oggi scopriremo quattro curiosità sul Natale. La prima riguarda il calendario dell'Avvento, che è proprio il titolo di questo progetto. Risale a circa 100 anni fa. Infatti, proprio nel 1920 nacque il calendario moderno, proprio come lo usiamo oggi, esattamente in Germania. Nasce con 24 caselle, dal 1 dicembre al 24 dicembre, per aspettare proprio il Natale, proprio come stiamo facendo noi oggi. La seconda curiosità riguarda le renne di Babbo Natale. Come vediamo qua ci sono ben 9 nomi, difficili un po' da pronunciare, ma magari Rudolf vi dice qualcosa. È la renna più conosciuta di Babbo Natale ed è quella col naso rossissimo che aiuta le altre renne a vedere nella nebbia di Natale. Poi c'è Vixen, che è la sorella gemella di Blixen, che è una renna che ha sempre raffreddore e dalle goccioline che gli escono dal naso si formano i fiocchi di neve. Poi c'è Prancer, che è una renna un po' timida che cerca di nascondersi ovunque, mentre Comet è una renna, che dall'italiano vuol dire cometa, che è una renna velocissima che ruba i desideri dei bambini. Poi c'è Cupid, che è una renna con un bellissimo cuore qua sulla pancia e aiuta Babbo Natale a leggere le lettere dei bambini. Mentre Dunder è la renna un po' strana che è capace di parlare e anche capire la lingua umana. Mentre Dasher è la renna che aiuta a proteggere i doni che andranno poi ai bambini. Mentre Dancer, come dice la parola in inglese ballerina, è una renna che riesce a tirar sul morale dei bambini quando sono tristi, appunto ballando. La terza curiosità riguarda l'albero di Natale. Pensate un po' che deriva da tantissimissimo tempo fa, dagli antichi egizi, che festeggiavano il giorno del Re Sole che cade proprio il 25 dicembre addobbando delle piccole piramidi di legno. Poi gli antichi celti, anche qui lontanissimi nel tempo, veneravano l'albero, l'abete, proprio come simbolo di una sorta di albero perenne, infatti è uno dei pochi alberi che riesce a rimanere verde anche d'inverno, ed era una sorta di passaggio tra l'uomo e gli spiriti che loro veneravano. Poi la tradizione di oggi dell'albero di Natale, di addobbarlo appunto a Natale, scende dall'Estonia, Lettonia, poi fino alla Germania, fino ad arrivare fino a noi, che è da tradizione addobbarlo appunto per Natale. La quarta curiosità è una ghirlanda. Vediamo un po'. Qui abbiamo una ghirlanda fatta di pigne, ma voi la conoscete anche, magari fatta di legno, oppure di abeti, di pezzettini di bacche o cose del genere. Sono tutte diversissime e derivano da lontanissimo, dall'impero romano. Pensate voi, loro usavano che incoronare gli vincitori delle guerre più importanti con delle corone di alloro. Queste significavano appunto vittoria, che viene ripreso dagli Stati Uniti, quindi anche qui un po' lontano rispetto a noi, e vengono appese appunto fuori dalle case per festeggiare la vittoria del Natale. E anche qui è arrivata fino a noi e la usiamo per addobbare. Bene ragazzi, abbiamo finito la nostra carrellata sulle curiosità. Ci vediamo domani, ciao!